cosa vi aspettate da questa mobilitazione? Che qualcuno prenda più, incomincia a interessarsi seriamente di questa situazione che stiamo vivendo, sia noi che tutti gli altri colleghi di altre aziende, di tutta la Piana del Sele, perché ci siamo un po' abbandonati da tutte, dalle autorità, dalle istituzioni, un po' da tutti, della nostra situazione che ad oltranza sembra vada sempre peggio e non ci sia un rimedio veramente da qualcuno studiato qualcosa per aiutarci, per fare qualcosa per noi che ormai abbiamo perso i nostri posti di lavoro, stiamo perdendo tutto in questa zona. Tutto questo vedo che non c'è. Noi della PAI ci stiamo adoperando, sono ormai più di 100 giorni che siamo sotto la tenda davanti alla nostra azienda, però non, a parte qualche manifestazione, anche questa, ben vengono queste manifestazioni, però ci siamo un po' abbandonati un po' da tutti, da tutte le istituzioni per far sì che si possa riprendere il lavoro, perché a noi quello che interessa realmente è il lavoro, noi stiamo lottando solo per avere un lavoro, niente di più. La prima cosa ci aspettiamo che qualcuno ci ascolti e ci vede soprattutto. Questo a parte che siamo pure pochi, dovremmo essere molto ma molti di più, purtroppo. La situazione qui a Battipaglia, alla zona industriale, stanno chiudendo un sacco di fabbriche. Siamo, la maggior parte siamo persone adulte, siamo persone che ha famiglia. Le prospettive non sono buone, per niente, anzi siamo molto ma molti preoccupati. Ci aspettiamo che soprattutto le istituzioni, la regione capisca il degrado che c'è nella città di Battipaglia e in tutta la provincia, perché ormai diciamo la zona di storia di Battipaglia era famosa per le tante fabbriche che ormai sono chiuse, stanno chiudendo, e ci sono tanti giovani come me che sperano in un futuro e in dei contratti che gli permettono appunto un futuro un po' più migliore, sicuramente, e luminoso, visto le ultime cose che stanno succedendo, le ultime politiche anche a livello nazionale. Abbiamo anche il sindaco di Eboli, Martino Melchiondo, qui stamattina, quindi anche la presenza di altre città. Cosa vi aspettate da questa mobilitazione? Io penso che sia una tappa questa mobilitazione per arrivare, credo, ad una grande azione provinciale a tutela dell'industria e delle attività produttive della Piana del Sele. Noi dobbiamo renderci conto in questa provincia e anche in questa regione che la Piana del Sele, non solo Battipaglia, ma tutta quanta, è il grande cuore produttivo della provincia di Salerno. Credo che si debba aprire una vertenza nazionale su questo. Non credo che possa essere lasciata soltanto alle iniziative locali, bisogna avere la forza tutti insieme, istituzioni, sindacato, lavoratori, di aprire una vertenza su un tavolo nazionale governativo. Così è chiaro, questa è solo una tappa di un percorso più importante. Noi ci aspettiamo innanzitutto la sensibilità della popolazione e dei sindaci dell'area. Non vogliamo essere soltanto CGL, CISL e UIL, solo il sindacato a dire che c'è un problema in questa zona e la necessità di rilanciare l'economia di Battipaglia e non solo. Ci piacerebbe che alla Regione Campania la richiesta di far diventare l'area industriale di Battipaglia una delle aree di crisi di attenzione della Regione Campania non venisse dai sindacati ma venisse dal territorio e quindi attraverso i sindaci esprimere la volontà della popolazione. Questo che cosa significa? Entrare nelle aree di crisi non significa dare come di una sorta di estrema unzione, anzi noi pensiamo che i fondi destinati alle aree di crisi possano in una progettazione seria e concordata tra regione, enti locali e da parti sociali rilanciare veramente l'economia e far ripartire, far uscire fuori dalla crisi quest'area e quindi anche in parte la provincia di Salerno.
aspettiamo intanto una maggiore attenzione alla vicenda industriale di Battipaglia, ci aspettiamo un impegno regionale perché Battipaglia rientri nelle aree di crisi regionali e ci aspettiamo per la verità anche una maggiore attenzione di quei tanti sindaci che avevamo invitato e che invece hanno preferito andare al mare. Cantore, di inserire il territorio di Battipaglia e quella a sud nelle aree di crisi delle regioni campane. La CGIL, la CISL e la UIL chiedono al Presidente della Giunta regionale Cantone, all'istituzione locale e alla forza imprenditoriale interessati atti concreti per il completamento dell'interporto, opera fondamentale per l'industria locale. CGIL, CISL e UIL chiedono alla commissione straordinaria del Comune di Battipaglia, quale comune capofila, di promuovere tavoli concertativi con tutti i sindacati del comprensorio nel più breve tempo. Battipaglia rappresentava uno dei poli industriali fiorenti. Ora stiamo assistendo a una desertificazione, le fabbriche chiudono, mentre c'è una politica che langue. Quindi noi dobbiamo mettere mano urgentemente a un confronto serrato con tutti. Dobbiamo attingere quanto più è possibile alle risorse europee. Ci sono soldi che vanno spesi e noi dobbiamo fare sì che dobbiamo prenderli. E allora io credo che bene ha fatto il sindacato questa mattina, bene hanno fatto le istituzioni a partecipare per dare un messaggio di coesione, di stare insieme e di sedersi intorno a un tavolo. Concertazione sì, non dilazione dei tempi. Ci vuole una rapidità sugli investimenti e su consolidare le infrastrutture. In più dobbiamo aprire al credito ai giovani, perché in questo momento ci sono tanti nostri giovani laureati che hanno idee innovative però non hanno la possibilità di realizzarle, metterle in esecuzione. Allora noi dobbiamo fare sì di accompagnarli e quindi almeno anche salvaguardare gli attuali posti occupati. Allora io credo che da domani, anche se parliamo di Battipaglia dove in questo momento è una città ferita, manca un'istituzione forte, manca una classe dirigente politica che abbia un mandato popolare, ci sono problemi, allora qui deve fungere il principio di solidarietà dei territori tra di noi. Se il commissario, anche lui, questa terna commissariale, affronti non sul piano sobbonamente burocratico, tecnico di una gestione ordinaria, ma anche sulla straordinarietà, che dia incarichi a professionisti che abbiano la capacità di elaborare progetti. Noi siamo pronti a discutere perché si ragiona in macro aree, non è possibile rimanere fermi al palo. Allora io credo che anche la terna commissariale può dare una mano a questo territorio.